The Show. Scusami, vorrei essere onesto con te. È inutile che ti metti i tacchi se quando cammini sembri Godzilla con le vesciche. Ma se sono stata seduta tutto il tempo, mi hai seguito? T'ho visto arrivare, mi ha fatto uno schifo, mamma mia, vai. Ma che cazzo vuoi? Io, ma ti leggo. Ma vai in giro con le ciabatte. Che cazzo vuoi? Cammini così? Nel 2016, l'onestà è ormai scomparsa dalla scala dei valori dell'uomo moderno. L'umanità è vessata dalla disonestà dilagante, in una società in cui solo chi mente riesce a raggiungere i suoi scopi. È in questo scenario che due arditi giovani hanno deciso di sacrificare la loro vita e votarsi alla verità. Loro sono... gli onesti. Scusa. Cazzo, dietro mi tenta, davanti mi spavento però. Mamma mia. Il telefono? No, il mio culo, scusami. Ah. Scusate ragazzi. Ok, stai male. Al quarto piano il bagno, eh? A sto punto godiamocela tra la bici. Ma scusa, che cazzo me lo chiedi a fare? Che tanto poi fate sempre come minchia volete. Stai prendendo in giro? No. L'ultima volta ho chiesto di fare una spuntatina, sembravo il soldato Ryan, quindi falli come cazzo vuoi tu, a sto punto mi accontento, tanto se no poi onestamente vado via arrabbiato con i coglioni girati, perché tanto gli dico una cosa ne fai un'altra, quindi vai. Vado? Anche Viola, vai. Scusa, ma che minchia stai facendo? Se devi fare il pirla fallo a casa, no? E lasciami allenare qua. Qual è il tuo problema? Non ho capito. Tutti i cose che ci sono questo vuoi. Capito, lo stai occupando per niente per fare il pirla. Ciao. E queste qua ce l'hai il 44? Grazie. Come andava? Va bene. Posto? Sì. Anche l'altra qua. Ti piace vedere qualcosa di più comodo? In che senso, scusa? Tutte le scarpe sono create così, carta. Ok. La rendo più comoda, anche il piacere solo di provarla. Con cosa? Con questa qui, ti faccio vedere. Ah no, scusa, guarda, sono 20 anni che provate a vendere le mie suolette, onestamente. Il 21esimo. No, non voglio suolette, non voglio le stringhe colorate del cazzo, non voglio queste cose qua che spruzzate sulle scarpe. Io volevo comprare un paio di scarpe, solo un paio di scarpe. Ogni volta provate a vendermi anche il crudo, queste cazzo di scarpe, allora non ti compro neanche le scarpe, tieniti le suolette, tieniti le stringhe colorate, tieniti lo spray. Ragazzo, volevo provarti una suoletta caro, te ne do altre 100 di monetine se la pianti di pizzicarmi le palle con sta cantilena, eh? Chi sei? Jimmy Hendrix del Lidl? Vedi te? Niente, basta. Buongiorno, le lascio i miei estremi per la denuncia. Per la denuncia? Che denuncia? Perché adesso le rubo il motorino appena lei va via. Quindi se lei ha già i miei estremi, così nel caso mi denuncia. E... perché io sono onesto, cioè rubo per necessità, però sono una persona onesta. Se lei non è interessato agli estremi, non... Ah, però lo porta via. Certo. Ah, ok. Vabbè, niente, vado a postarmi là, poi così appena se ne va posso rubarlo. Buona giornata. Mi scusi, si può muovere? Vuole? No, se si muove, perché io già ho prenotato le vacanze per Capodanno, fra un po' rimango qui fino al 31 dicembre. Cosa vuole, scusi, sto lavorando col signore, si accomodi per favore. Sta facendo una pratica. No, si accomodi. È che ho già pagato la caparra, mi dispiace lasciarla lì, se devo stare qui Capodanno. Beh. Si accomodi, se no vada dove vuole. Ciao, stiamo aspettando tutti, vedi che... Si vuole spostare? Sì, no. Si allontano. No, che sono venuto per pagare una bolletta, tanto vale aspettare prima la pensione, no? Vabbè, aspetto vicino alla mummia della signora. Buongiorno, io volevo informarla che non ho il biglietto né nessun tipo di altro titolo valido. Va bene? O ci sono i controllori? Ah, loro sono controllori? Vabbè, però glielo dico, nel caso apprezzeranno l'onestà, penso. Ok. Scusi, io non ho il biglietto, volevo avvisarla che viaggio senza. Grazie. Lasciate 100.000 like per il prossimo episodio, anzi scriveteci nei commenti in quali situazioni, in quali contesti bisogna essere onesti, che poi noi le rifaremo, mi raccomando. E in tutta onestà vi dico ragazzi, tornate lunedì, stavolta su Rai 2 alle 21.10 per la nuova puntata di Pechino Express, quindi non potete perdervela, e se la perdete siete delle bruttissime persone. Cliccate qui per gli extra e invece di qua per le reazioni alla rivelazione e ci vediamo prossimamente.